rappresentata da questa etichetta senza portafoglio che si chiama Lo Scafandro, che ha voluto dare così attenzione a questo libro, si chiama Solchi sperimentali, scritto da Antonello Cresti, che è qui alla mia destra, alla destra del padre. Un libro che è un caso musicale, letterario, di ricerca italiano, perché sta riscuotendo un certo successo inaspettato, visto che non tratta di musiche indies, musiche seppure anche alternative, ma di musiche sperimentali, di episodi musicali anche abbastanza oscuri, abbastanza ricercati, abbastanza esoterici. Cerco di sintetizzare brevissimamente qual è il senso di questo libro, di questa relazione. Solchi sperimentali, come io dico nelle note di copertina, è una sorta di punto di arrivo di 20 anni di ascolti in ambito sperimentale. Ora, per ovvie ragioni di convenzione e comprensibilità, io uso l'aggettivo sperimentale, che però è un aggettivo che non amo. Non amo perché molto spesso, quando si parla di sperimentazione, quando si parla di avanguardia, ci si immagina una musica, una arte, una forma creativa che allontana la gente. Mentre invece per me è importante dare il senso della ricerca in tutti i sensi, e quindi per questo ho usato l'espressione musiche altre, semplicemente per dire che c'è uno spazio nel mondo della musica, oggi come ieri, analogo, diciamo alternativo, nel senso più bello e più alto del termine, a quello delle espressioni ufficiali, quindi un mondo, si sarebbe detto, sotterraneo, alternativo, differente. Alcuni dati tecnici: nel libro ci sono circa 300 schede di band o musicisti degli anni 60 oggi, e una doppia caratteristica che credo sia importante nel libro è questa. Uno, che ho cercato assolutamente di uscire dal dominio del mercato anglofono, quindi quando si ha solitamente a che fare con guide musicali di questo genere o anche di altro genere, si va sempre a finire sul mercato dominante, che è quello o statunitense o britannico. Ecco, io ho cercato di sparigliare, trattando certamente anche queste due scene, però cercando di affrontare anche scene minori da un punto di vista di impatto globale, non certo per importanza. Quindi ci sono tutte le scene europee, italiana, francese, tedesca, scandinave, belga, olandese, eccetera, eccetera, e naturalmente oltre agli Stati Uniti anche l'America Latina, il Giappone e tante altre provenienze desuete per chi ama la musica. Viaggio assolutamente personale dagli anni 60 a oggi, in cui capita di imbattersi con espressioni musicali tra le più varie, la psichedelia per esempio, il rock progressivo, via via andando fino a certe espressioni
elettroniche, il minimalismo, il jazz rock, la musica, la nuova musica da camera, il black metal estremo, insomma, veramente spaziando nelle direzioni più varie possibili. Devo dire con internet, con YouTube, con download, eccetera, eccetera, questi sono tutti fattori che rendono più semplice la ricerca in questo senso. E naturalmente è una ricerca che non si ferma mai, ecco, anche la mia, nel momento in cui io scrivevo questo libro ho scoperto cose che ancora non conoscevo tramite il contatto diretto con gli artisti, tramite alcuni blog specializzati, specialistici, eccetera. Quindi il senso, secondo me, di una ricerca di questo genere è sempre aprire una porta, però quella porta poi deve essere percorsa da più persone possibile perché un'operazione del genere abbia senso. Quindi questo è un inizio, ma il contributo di ogni singolo lettore può essere utile, perché l'interattività è essenziale in una ricerca di questo genere. È un libro che non è onnicomprensivo, e sono il primo a saperlo. È un libro che è espressione delle mie passioni, delle mie predilezioni, dei miei ascolti, delle mie esperienze. E solo in questa maniera può essere sincero e può essere messo appunto a disposizione del lettore per confrontarsi in una maniera attiva, utile e stimolante. È un percorso, quindi è un itinerario che io definisco di natura affettiva. Cercavo di seguire un concetto che era primariamente quei dischi che più di altri, più di ogni altro, hanno contribuito a abbattere le barriere tra generi, tra stili, quindi appunto a creare sintesi globali di suono e di musica. E questo è, secondo me, l'insegnamento più alto che un'attitudine di ricerca sperimentale può consegnare all'ascoltatore. Io direi, se qualcuno vuole fare qualche domanda, se no passerei alla musica. Comunque il libro, dicevo, di Antonio Cresti per Crack Edizioni, che è una nuova casa editrice agguerrita, che fa uscire ottimi dischi, ottimi libri, scusa. Tra l'altro Antonello sta già lavorando ad un prossimo progetto che invece riguarderà le musiche sperimentali italiane, che già sono già diciamo compresi in questo libro, con i primi dischi di Battiato, Pusavantra, eccetera eccetera, ma uscirà, penso, diciamo ad ottobre, invece un volume proprio sulle musiche sperimentali italiane. Bene, un applauso a Antonello. Il libro è lì, io vi consiglio di acquistarlo. Se siete curiosi, affamati di musiche altre, ecco lì.